Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo delle mense scolastiche di Pescara e del caso che è scoppiato in queste ultime ore relativo all'intossicazione di diversi bambini. Vediamo gli ultimi sviluppi nel servizio. Possiamo escludere sicuramente che si sia trattata di una virosi intestinale, quindi possiamo escludere il norovirus, rotavirus, astrovirus, sapovirus e quant'altro, adenovirus. Possiamo escludere perché gli esami fatti su un setting, diciamo, relativamente limitato ci ha dato un esito negativo e siamo in attesa degli esami colturali e molecolari per quanto riguarda i batteri. Quando parliamo di batteri, ovviamente il pensiero corre alla salmonella. 130 persone, 126 bambini e 4 adulti al momento sono rimasti intossicati nelle mense delle scuole di Pescara e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale Adriatico. I dati ufficiali dell'epidemia sono stati diffusi dalla ASL con bollettino medico che ha fatto il punto sulle cure per la gastroenterite e sulle analisi che si stanno conducendo per capire cosa l'abbia generata. Si trovava di fronte ad un aumento che ha comportato fino a un accesso quotidiano di 45 bambini con monopatologia, ovvero con la gastroenteropatia. Tutti i pazienti entrati in ospedale hanno trovato accoglienza e cure venendo trattati secondo il protocollo operativo che prevedeva la reidratazione in primo luogo e nei casi con febbre una infusione di antibiotico di copertura rappresentando la sintomatologia, una modalità di diffusione a quadro tipicamente batterico. Uova, pasta, carne, verdure, ortaggi, questi gli alimenti somministrati nelle mense tra giovedì e venerdì scorso e finiti sotto la lente d'ingrandimento. Il menù estivo nella quarta settimana, infatti, prevedeva per il giovedì pasta con crema di carciofi, uova strapazzate, insalata mista estiva, pane e frutta e per il venerdì pasta alla marinara, arrosto di tacchino, affettato, carote alla julienne, pane e biscotto. Il servizio di refezione scolastica di Pescara è gestito da un'associazione temporanea di imprese, un'ATI, che ha vinto una gara europea nel 2016, ATI composta da Cirfood e Bioristoro. La Procura di Pescara su quanto accaduto ha aperto un fascicolo d'indagine in capo al PM Anna Benigni. ASL e Carabinieri del NAS di Pescara stanno eseguendo ispezioni nel centro cottura che serve le mense nelle scuole del capoluogo adriatico. I militari e gli addetti al servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'azienda sanitaria stanno ponendo sotto sequestro e vincolo sanitario cibi e campioni completi di tutte le matrici alimentari presenti nella struttura. Per capire di quale infezione si sia trattato, però, bisognerà ancora attendere, dicono i medici, perché si stanno ultimando le analisi di laboratorio e si stanno aspettando anche gli esiti di quelle che sta conducendo l'Istituto Zooprofilattico di Teramo sui campioni di cibo sequestrati. Tenete conto che la carica batterica di una salmonella sono anche 200-300 batteri per campione, 200-300 batteri bastano a dare un'infezione, 200-300 batteri prima che si replichino in modo da essere visibili sulle piastre, sui terreni, ci vuole l'arricchimento. Tossinfezione alimentare, cioè con produzione solo di tossine e quindi batteri non li troviamo. Dovremmo quindi cercare le tossine. È una forma differente e su questo ci attendiamo dei risultati dallo zooprofilattico di Teramo, che è quello proprio che non vale tanto l'esame biologico sul materiale umano, ma sul pezzo, pezzo alimentare, sul contenitore. Dopo oltre 2 anni, una studentessa ha avuto il coraggio di denunciare e fare arrestare 2 coetanei che la costringevano ad avere rapporti sessuali con la continua minaccia di diffondere foto e video sul web, foto e video ripresi a sua insaputa. Andiamo a vedere insieme i dettagli nel servizio. Ripresa con il telefonino nei suoi primi approcci sessuali, minacciata, ricattata e poi abusata. È la storia di una ragazza di 16 anni del Vastese che dopo mesi di soprusi ha trovato la forza di raccontare e denunciare quanto stava vivendo. Questa mattina per 2 minori vastesi sono scattati gli arresti portati a termine dai carabinieri. I 2 sono accusati di aver costretto la ragazzina a compiere atti sessuali per evitare che venissero diffuse sul web foto e video che la ritraevano in atteggiamenti compromettenti.
L'incubo è iniziato circa 2 anni fa con l'avvio di una relazione sentimentale con quello che si rivelerà poi il suo ricattatore. Il presunto fidanzato ben presto non si è rivelato tale e a sua insaputa l'ha filmata con il telefonino in atteggiamenti osè. Successivamente l'ha costretta a continuare ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pubblicare i video su internet. Le richieste si sono poi intensificate, iniziando a coinvolgere anche altri coetanei che hanno abusato di lei in gruppo. A questo punto, stanca, la ragazza decide di recarsi dai carabinieri, così partono le indagini e proprio durante l'audizione la ragazza riceve ulteriori richieste di incontri. Il giorno successivo, sotto il coordinamento della Procura dei Minori dell'Aquila, all'appuntamento ci sono anche i carabinieri che sequestrano smartphone e tablet, individuando i video indicati dalla ragazza. La ragazzina si è rivolta a noi, si è consigliata con un suo coetaneo che, nonostante la giovane età, ha avuto la saggezza comunque di indurla a denunciare, a rivolgersi alle forze dell'ordine per porre un freno e una fine alla condizione in cui stava subendo, per cui è stata accolta qui da noi, dai militari della stazione di Vasto, è stata escussa, è stata effettuata un'audizione protetta come obbligo da parte nostra nel caso di ascolto dei minori. I 2 minorenni sono stati arrestati all'alba di oggi e sono stati portati nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma. Dovranno rispondere di riduzione in schiavitù, pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, violenza privata e atti persecutori. Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Roberto Mucciante, 51 anni, arrestato il 25 aprile scorso a Pescara dopo aver ucciso con 38 coltellate il vicino di casa Salvatore Russo, muratore di 58 anni. Il GIP Antonella Di Carlo ha fissato al prossimo 12 di luglio l'incidente probatorio, nell'ambito del quale sarà affidato l'incarico ad un perito. La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta Valentina D'Agostino a seguito dell'istanza presentata il 17 maggio scorso da 2 difensori di Mucciante, gli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Di Sipio, nella quale si sollecitava proprio la richiesta di un incidente probatorio. L'omicidio è avvenuto, come detto, il 25 aprile scorso in un garage del palazzo nel quale risiedevano sia Mucciante che Russo, all'angolo tra via del Circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Il PM nella sua richiesta chiede di accertare tramite perizia la capacità di intendere di volere al momento dei fatti, la pericolosità sociale, la capacità di partecipare coscientemente al procedimento penale da parte di Mucciante. I familiari della vittima sono assistiti dal legale Andrea Cocchini. Presentato questa mattina a Pescara un protocollo d'intesa fra Regione, ASL di Pescara e Chieti e Saga per la localizzazione nel sedime dell'aeroporto d'Abruzzo della centrale operativa del 118 unica per Chieti e Pescara. Sentiamo il servizio. Finalmente siamo arrivati al dunque, firmiamo un protocollo d'intesa, le due ASL stanno lavorando insieme alla Saga, non per individuare l'area, perché quella ovviamente già è individuata, ma operativamente per dire con quali tempi, con quali modalità, con quali investimenti il tutto sarà realizzato nelle prossime settimane. È un passo in avanti molto importante, perché questo consente, per quanto riguarda l'integrazione della funzionalità delle prestazioni sanitarie di urgenza, una perfetta integrazione tra Chieti e Pescara e quindi tra i cosiddetti percorsi salvavita per le persone. Verrà così ottimizzato il primo soccorso, il pronto soccorso nell'area metropolitana? Beh, non solo nell'area metropolitana, ma evidentemente nelle province di Pescara e di Chieti, quindi delle due aziende di riferimento, in quanto questa è la novità. La centrale unica del 118 per l'area Pescara-Chieti consisterà nella possibilità dei cittadini di avere un percorso in caso di emergenza cosiddetto preferenziale, ovvero senza andare prima in un pronto soccorso, poi essere nuovamente trasferito, ma c'è un vero e proprio protocollo che si prende in carico il paziente in emergenza e lo porta laddove serve. Questo poi è il punto. Aeroporto d'Abruzzo, questa volta protagonista non per nuovi voli, ma per questa centrale unica del 118, un progetto molto importante. Sì, un progetto di cui il regista è la Regione Abruzzo, riguarda le ASL di Chieti e Pescara
e quindi l'area urbana più importante della regione, quella più popolata, e dal punto di vista logistico, dal punto di vista della sicurezza aerea e dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, dal punto di vista sanitario, è veramente molto rilevante, perché abbiamo una postazione a poche centinaia di metri dal cuore dell'aeroporto, nel quartiere degli Hangar sulla Tiburtina, che ha la tangenziale est-ovest e la tangenziale nord-sud a due passi, ha il polo degli elicotteri a qualche centinaio di metri ed ha quindi una forza operativa di intervento, una logistica veramente straordinaria, forse unica nel centro-sud. Ancora sanità, bilanci delle ASL, tavolo di monitoraggio e project financing, una disastrosa e preoccupante eredità che D'Alfonso e Polucci lasciano agli abruzzesi. Questo quanto detto stamattina in una denuncia dai consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febo e Lorenzo Sospiri. Sentiamo. Bilanci ASL, project financing, perché il centrodestra giudica disastrosa la gestione della sanità in Abruzzo, Febbo? Ma guardi, intanto lo giudicano i cittadini e credo che su questo ci sia poco da dire. Bilanci ASL sono una disdetta, chiudono con 39 milioni di perdita, su cui peraltro io ho molte cose da dire, molte cose da verificare, perché secondo me la perdita è molto ma molto superiore, ce li hanno appena consegnati, già abbiamo visto dei dati che non ci convincono. Disastrosa perché basta leggere il verbale del tavolo di monitoraggio, che ci viene notoriamente consegnato con molto ritardo dopo mie ripetute sollecitazioni. Pensate che sulla programmazione 2016-2018 su 217 OPSOT, così come vengono chiamati dal Ministero, non è stato realizzato uno, 114, cioè il 53%, sono in ritardo. Gli altri 103 sono praticamente inesistenti, quindi veramente credo che ci sia da essere allarmati. A questo aggiungiamo che nel frattempo sui territori, qualche giorno prima delle elezioni del 4 marzo, si diceva che i 4 ospedali, 5 nuovi ospedali erano oramai cosa fatta, che mancava solamente una firma. Passate le elezioni questa firma non c'è stata, non si parla di nulla dell'ospedale di Popoli, non si parla dell'ospedale di area disagiata di Atese, e potrei continuare con il punto nascita di Sulmona. Invece si fa una delibera che non si capisce a che pro viene fatta per quanto riguarda il project financing dell'ospedale di Chieti, dove si annunciano 30 milioni ma non si capisce dove vengono presi. Mancano le firme di tutti i dirigenti del bilancio, sia di quello della regione sia quello del GSA, ma la cosa allucinante è che si dice che la ASL di Chieti si dovrà far carico di un canone annuo di altri 16 milioni di euro, con una perdita acclarata oramai di 20 milioni. Io credo che veramente è ora di finirla con questi annunci, è ora di dare le dimissioni, è ora di cambiare ritmo a questa regione e soprattutto di dare delle risposte ai nostri concittadini. Adesso andiamo al Festival della Cultura di Tortoreto, dove è intervenuto ieri il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. È stata l'opportunità per analizzare la nascita del nuovo governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega e lo stato dei partiti che rappresenteranno l'opposizione in Parlamento, PD e Forza Italia su tutti. Vediamo il servizio. Per la prima volta dal 94 abbiamo un governo senza inquisiti e condannati. Poi magari ritorna il fascismo, ma intanto questo va detto. Se ci fossero stati degli inquisiti e dei condannati, cosa avremmo fatto? L'avremmo scritto o non l'avremmo scritto? Certo che l'avremmo scritto. E se crede che in questo governo, che seppur costruito, tuttavia è fortemente rappresentativo della maggioranza del nord e del sud, diciamo che non ci sia una reale e concreta opposizione a questo governo? Quello è un problema. Noi siamo un paese abituato a non avere opposizione. Prima che nascessero i 5 Stelle, centrodestra e centrosinistra, diciamo che facevano più o meno le stesse cose insieme e vinceva sempre il banco, quindi l'opposizione in Italia l'hanno riesumata i 5 Stelle e poi Salvini e la Meloni. Dopodiché nelle democrazie, per un buon funzionamento delle istituzioni, c'è bisogno tanto di una buona maggioranza e di un governo forte quanto di un'opposizione forte. In questo momento l'opposizione è formata da due peli superflui come Berlusconi, che ormai è in deriva, e il PD, che, di cui non si hanno notizie, se non che scende in piazza in difesa della Costituzione che 2 anni fa voleva devastare, e in difesa del lavoro, no?
che ha distrutto con il Jobs Act e l'abolizione dell'articolo 18, quindi è un partito che deve completamente ripensare se stesso e probabilmente trovare qualche leader meno specializzato nelle sconfitte di quelli che ha avuto negli ultimi tempi, perché è interesse di tutti che ci sia un centro-sinistra forte che faccia opposizione. Crede che lo strumento contrattuale, che nel diritto privato è per antonomasia lo strumento per governare gli interessi dei soggetti privati, sia in grado e sia adatto soprattutto a guidare le sorti di un paese? Ma sai, lo strumento del contratto lo usano coalizioni non solo in Italia questa volta, ma l'hanno usato in Germania, la CDU della Merkel e i socialdemocratici l'hanno usato in tanti altri paesi, soltanto in Italia siamo molto provinciali e quindi ci meravigliamo. Il contratto è per segnalare che le alleanze si fanno con i partner omogenei, no? Per esempio, non so, due partiti di centrosinistra. Quando ci sono un partito post-ideologico tendenzialmente con valori di centrosinistra come i 5 Stelle e un partito di destra come la Lega che si mettono d'accordo su dei punti, il contratto diventa una garanzia e un vincolo per entrambi e quindi secondo me può essere un buono strumento, purché poi ovviamente i due contraenti lo realizzino. Ma già oggi si è visto che è utile, perché un ministro ha detto le sue opinioni, che io non condivido, sul concetto di famiglia, che secondo lui sarebbe solo ed esclusivamente quella tra il marito e la moglie, e che trascurando tutti gli altri tipi di unioni, e immediatamente il suo leader gli ha detto: quelle sono le tue idee, ma non stanno nel contratto. Quindi voglio dire, avere questo contratto, se viene trattato seriamente dai due leader, è anche un ottimo antidoto contro la tendenza alla cazzata che hanno i nostri politici, ai quali bisognerebbe levare i social oltre alle interviste. Cambiamo argomento. Stato di abbandono e degrado nella zona di Via Nora, nel quartiere San Donato di Pescara, dove sorgono le case di edilizia popolare. La denuncia è arrivata dai residenti e dal consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli. Vediamo. Degrado nel quartiere di Via Nora a Pescara, siamo nella zona anche delle case ATER di edilizia popolare. Consigliere Pignoli, ci sono anche qui dei residenti che lamentano una situazione difficile che dura ormai da tempo. C'è un appartamento abbandonato ormai dall'ATER dove esistono praticamente vari escrementi di piccione, le persone sono costrette a tenere le serrande chiuse a danno di, come dire, anche di questioni relative igienico-sanitarie. Qual è adesso il leitmotiv? Il leitmotiv è che dobbiamo intervenire. E come si interviene? Scriverò al nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'ATER e chiederemo di essere ricevuti insieme a una delegazione di Via Nora e faremo vedere le condizioni. Erba non tagliata e poi c'è anche la parte di attiva, come potete vedere qui dalle immagini, che c'è uno stadio di abbandono, foglie secche e quant'altro, ma tombini otturati, per cui c'è bisogno di un intervento importante per alcune, per l'intera zona, perché evidentemente si vive una situazione di grave difficoltà dal punto di vista abitativo. Sono tante le famiglie che vivono in queste abitazioni? Sì, sono tante, soprattutto anche famiglie giovani con bambini, sono stati costretti a mettere anche quelle famose zanzariere per evitare appunto le zanzare. Mi diceva un cittadino che la scorsa settimana addirittura un ratto è salito dentro la sua macchina, quindi qui si vive da terzo mondo. Ho iniziato questo tour iniziando da Via Rigopiano, Via Nora, poi passeremo in Via Caduti per Servizio, la zona di Via Tavo, quindi Via Lago di Borgiano, Via Lago di Capestrano, la Marina Sud, la Marina Nord, Zanni. Voglio vedere un po' come la situazione delle case popolari. Fino adesso è un disastro, lo posso testimoniare con i miei occhi e con gli occhi dei cittadini che me lo fanno notare. Ora si deve iniziare pian piano con le piccole risorse che ha l'ATER, però a fare anche dei piccoli interventi. I carabinieri forestali di Teramo, insieme all'ufficio marittimo di Giulianova, in collaborazione con la Ruzzorete, hanno dichiarato guerra al fenomeno degli allacci e degli scarichi abusivi che inquinano il mare e i fiumi. Solo ad Alba Adriatica sono stati già individuati e diffidati 10 fabbricati con situazioni illegittime. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Un'iniziativa che negli ultimi 3 anni ha interessato in particolare il fiume Vibrata e i comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro e ha consentito di mettere a frutto nuove metodologie operative per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi che spesso mettono a rischio di malfunzionamento gli impianti di depurazione e la stessa qualità delle acque di balneazione. La depurazione ha sempre funzionato abbastanza bene. Ciò su cui ci siamo concentrati negli ultimi anni con la collaborazione dei Carabinieri Forestali e della Capitaneria di Porto di Giulianova è monitorare i canali di acque bianche e fare in modo di verificare che non ci fossero scarichi abusivi e purtroppo invece ne abbiamo trovati e non ci fossero situazioni nelle quali invece i canali di acque bianche si collegano con la rete destinata ai reflui fognari, perché questa commistione in caso di precipitazioni ingenti può generare problemi piuttosto rilevanti. L'inquinamento di terra viene portato al mare, voi dovete controllare. Certo, noi siamo tenuti, è uno dei nostri compiti fondamentali, quello del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, quello di salvaguardare l'ambiente marino e costiero. Com'è la nostra costa? Secondo i parametri dello scorso anno abbiamo migliorato di molto la salubrità delle nostre acque. Sono attività che continuano costantemente, soprattutto nel corso dell'estate, e speriamo di mantenere gli stessi parametri. Nel comune di Alba Adriatica, per esempio, sono stati individuati circa 10 allacci irregolari che causavano l'immissione dei reflui fognari direttamente nei canali di raccolta delle acque meteoriche, che a loro volta li veicolavano direttamente verso il torrente Vibrata e quindi al mare. Ruzzoreti ha dunque emesso apposite diffide e il comune di Alba ha provveduto a sospendere le agibilità dei rispettivi fabbricati. Procedura analoga è stata attuata anche nel comune di Martinsicuro. Qual è l'identikit dell'allacciatore illegittimo? L'identikit dell'allacciatore illegittimo è innanzitutto dobbiamo smaterializzare, perché dobbiamo fare l'allaccio, oramai è diventato il palazzo. Quindi è diventato il palazzo che è costruito molto velocemente, quindi è stato costruito a risparmio e che praticamente ha voluto capitalizzare al massimo i propri soldi, quindi ha voluto fare un'attività edilizia ad alto reddito. E questo ha prodotto che ha dovuto risparmiare su alcune cose. Uno dei fatti era come allacciarsi alle acque nere, magari ha risparmiato, al posto di fare un collegamento di 200 metri, l'ha fatto di 20 metri e quindi ha risparmiato su questi aspetti qua. Restiamo a Teramo, un concerto in Largo Madonna delle Grazie concluderà venerdì 8 giugno la campagna elettorale del candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Cristiano Rocchetti. Nel corso della serata si esibiranno band locali, mentre l'ospite d'onore sarà Filippo Graziani, che canterà le indimenticabili canzoni di suo papà Ivan. Vediamo il servizio. Chiusura della campagna elettorale in stile musicale per il Movimento 5 Stelle a Teramo. Il candidato sindaco Cristiano Rocchetti e i candidati della lista pentastellata si ritroveranno in Largo Madonna delle Grazie venerdì 8 giugno a partire dalle ore 19.30 per il classico comizio finale e per ascoltare buona musica. Si esibiranno infatti alcune bande teramane per concludere con le melodie di Ivan Graziani cantate dal figlio Filippo. Si conclude la vostra campagna elettorale proprio con un inno alla teramanità. Sì, vogliamo dare un segno tangibile della nostra capacità di dare le risposte a questa città, e per questo abbiamo pensato di chiudere la campagna elettorale con un evento a Piazza Largo Madonna delle Grazie che possa portare veramente la teramanità. Abbiamo un inizio alle 19.30 con due band locali, due band teramane che hanno voglia e coraggio di dimostrarsi alla città, e poi a seguire Filippo Graziani. Non dobbiamo dire chi è, non dobbiamo dire null'altro che la gioia e l'orgoglio di avere lui in questa piazza, nella piazza nei giardini intitolato a suo padre. Quale sarà il suo messaggio ai teramani? Il messaggio che vogliamo dare alla città è che ci siamo veramente con una forza che solo noi in questo momento possiamo dimostrare. E il segno che diamo concretezza alle parole. All'Aquila ha sollevato polemiche l'indiscrezione secondo cui la Polizia Municipale avrebbe comminato multe ai commercianti che servono cibi e bevande all'esterno dei locali. Il sindaco Pierluigi Biondi è intervenuto sulla vicenda smentendo le voci. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio.
I commercianti aquilani che hanno tavolini esterni possono somministrare cibo e bevande senza problemi. In seguito all'allarme alzatosi per la notizia serpeggiata in città sulla diffida da parte della Polizia Municipale ai commercianti per la somministrazione di cibo e bevande all'esterno in virtù dell'ordinanza sull'esposizione esterna di frutta e verdura, negano categoricamente sia al sindaco Biondi sia all'assessore al commercio Piccinini la fondatezza della notizia. Non c'è alcuna diffida da parte della Polizia Municipale ai commercianti. Ci sono pressappochismo e disinformazione alla base di una notizia non notizia, dice Biondi, che metterebbe in relazione un'ordinanza sul divieto dell'esposizione all'esterno di frutta e ortaggi, di cui rivendico la giustezza e la legittimità, e il sacrosanto diritto di bar, pub e ristoranti di sfruttare la stagione estiva per l'attività all'aperto. Questa città, sottolinea il sindaco, di tutto ha bisogno meno che di un sentito dire che non corrisponde in alcun modo alla realtà e che getta il panico tra coloro che faticosamente ogni giorno cercano di risollevare l'economia locale con grandi sforzi ed incommiabili sacrifici. Adesso apriamo la pagina dello sport. Ha guidato il Pescara per 5 giornate dopo l'esonero di Zeman, raccogliendo un solo punto. Il tecnico della primavera biancazzurra, Massimo Epifani, torna sulla parentesi vissuta nel mese di marzo. Una esperienza non positiva, ma che sarà molto utile per il futuro. Ascoltiamolo. Si chiusa con la salvezza la stagione del Pescara, una stagione travagliata che ha visto tra i protagonisti anche Massimo Epifani con quelle 5 partite. Comunque per te è stata un'esperienza importante, Massimo. Ma per questo ne sarò sempre onorato, e sono onorato di quello che mi è capitato, perché sedersi sulla panchina del Pescara per un pescarese penso che sia la cosa più bella che ti può capitare. E detto questo, l'importante è raggiungere l'obiettivo della salvezza, che è la cosa più importante per il patrimonio di Pescara. E per quanto riguarda l'esperienza mia personale, per me è stata una grandissima esperienza, nonostante i risultati negativi nella mia gestione, però nel sunto, togliendo la partita con il Parma, le altre si poteva raccogliere qualcosa di più sul campo. Purtroppo è andata male, e porto dentro nel mio bagaglio di esperienza anche questa esperienza, che rimarrà una grande esperienza. A mente fredda, tornando indietro, accetteresti nuovamente la panchina del Pescara in quella situazione? Ma purtroppo questa è la domanda che mi faccio anch'io, l'avrei accettata, ma io penso che al posto di Massimo Epifani avrebbero accettato tutti, perché allenare il Pescara per me l'assomiglio molto alla vita, no? E quindi la situazione era difficile, lo sapevo, però ripeto, con un pizzico di fortuna in più, perché bastava quello, potevamo portare a casa dei punti importanti dove mi potevano permettere di finire questo campionato. Rammarico quella partita di Avellino che stavate vincendo fino a 4 minuti dalla fine. Fosse arrivata quella vittoria, probabilmente sarebbe cambiata anche un po' la storia del campionato del Pescara e anche la tua. Ma Avellino abbiamo fatto una partita importante e la dovevamo vincere. E purtroppo è andata come è andata, ma il rammarico più grande è stata la partita con l'Empoli, perché secondo me abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato, una squadra che creava 12-13 palle con la partita. Noi l'avevamo limitati, secondo me, facendo una grande partita. E poi ricordate tutti il rigore, la palla gol di Brugge, il palo di Koulibaly. E sono tutti episodi negativi da quando sono in questo mondo non mi erano mai capitati, però capita anche questo. L'importante è prendere tutta l'esperienza, anche negativa, e portarla nel bagaglio di esperienza per il futuro, per non farlo ricapitare ancora. Ore calde in casa del Teramo per la scelta del nuovo allenatore. Nel frattempo, tre grandi ex biancorossi sperano che il diavolo possa risollevarsi presto dopo 2 stagioni molto in sordina. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Cosa deve fare il Teramo per mettersi alle spalle definitivamente le ultime 2 annate un po' complicate? Ma guarda, qui tocca un tasto un po' dolente, quindi preferisco, cioè io vorrei il Teramo che stesse in Serie A, quindi non per me il Teramo. Non lo so, bisognerebbe fare tante cose. Io un'idea mia ce l'ho, però preferisco tenerla per me, perché ci vogliono diverse situazioni, ci vogliono uomini seri, uomini importanti, ci vuole
è gente competente, quindi loro lo sanno, sicuramente lo sapranno in società, però come la vedo io ci vuole gente importante, gente che ama il Teramo veramente. Tu torneresti a Teramo? Ma io tornerei, però penso che non sarei gradito, penso, non dai tifosi sì, tutta la vita, però penso non sono una figura vista bene, perché troppo amore che hai tifosi, che hanno i tifosi per me, viene messo in cattiva luce nella società, nei giocatori, poi ci sono sempre i paragoni, infatti nelle contestazioni i tifosi ci sono dovuti prendere esempio da sto ragazzo che è all'ottavo, face sempre tutto, quindi passo come una persona che non sono io, e io non sono stato mai né un leccaculo né niente, quindi preferisco stare a casa. Cosa aveva il Teramo di Giuseppe che magari questo Teramo adesso non ha? Poi ci vogliono 3 trasmissioni, quindi non andiamo un po' lunghi, ma non aveva niente, dai, aveva il lavoro, che però poi adesso sembra riduttivo nei confronti, perché ed è effettivamente sbagliato anche metterla così, perché io so che anche chi c'è stato dopo di me ha lavorato e ha provato a lavorare. Io posso dire cosa aveva quel Teramo, che è stato qualcosa di magico, però anche lì parleremo solo dell'ultimo anno, ma così non è. Perché comunque si è vinto sempre, vuol dire aver lavorato veramente bene, soprattutto sempre costruendo qualcosa anno dopo anno per quel che riguardava il futuro. Secondo me alla fine il trucco è proprio quello, non è solo vincere, quando si vince e uno si rende conto che sta costruendo anche per il futuro qualcosa di buono, lì si riesce a fare l'opera d'arte. Nel bene e nel male, perché poi c'è stato anche del male purtroppo, ma soprattutto nel bene, questo è successo in quei 4 anni. Da ex capitano, giocatore, direttore generale del Teramo, ovviamente ti devo chiedere un parere sulle ultime 2 stagioni della Teramo Calcio, molto difficili. Cosa dovrebbe fare adesso il Teramo secondo te per mettersi definitivamente alle spalle queste 2 annate complicate? Sono state 2 annate sicuramente difficili, inutile negarlo, perché i risultati dicono questo. Ci sono dei problemi quando avvengono queste cose, perché logicamente quando si sbaglia per 2-3 anni vuol dire che in ogni caso qualcosa è da rifare. Sicuramente io dico sempre che alla base di qualsiasi risultato sportivo c'è sempre una componente societaria importante, quindi a mio modo di vedere il presidente Campitelli dovrà essere bravo nel ricostruire quello che riguarda un organigramma societario, mettendo delle persone che lui reputa idonee, dandogli le responsabilità che meritano, perché secondo me se ci sono dei ruoli perché ci sono le responsabilità. E poi voglio dire, secondo me il Teramo potrà fare sempre bene, perché penso che anche il prossimo anno, se le cose vengono fatte in un certo modo, il Teramo si possa ritagliare sempre uno spazio importante nel panorama Lega Pro. Quadrangolare di solidarietà sabato scorso a Tagliacozzo, dove sono scese in campo vecchie glorie di Roma e Lazio per sostenere l'attività della Casa Famiglia Dopo di Noi, gestita dall'ANFAS di Avezzano. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Un sabato all'insegna della solidarietà, quello che si è vissuto questo weekend allo stadio Leo Attili di Tagliacozzo, dove sono scese in campo le vecchie glorie di Roma e Lazio. Una giornata di beneficenza con l'incasso devoluto all'attività della Casa Famiglia Dopo di Noi. L'evento è stato organizzato dall'ex allenatore delle giovanili della Roma, Mauro Bencivenga, ed ha visto in campo tra gli altri Damiano Tommasi, Simone Perrotta, David Di Michele, Gaetano D'Agostino. Alla giornata hanno partecipato anche le squadre del Tagliacozzo e del Plus Ultra Trasacco. Sono state proprio le vecchie glorie della Roma ad aggiudicarsi il torneo, ma questo conta poco. L'aspetto più importante è aver dato una grossa mano a chi si occupa di sociale, e dopo la partita brindisi nella sede locale dell'ANFAS, che gestisce l'attività della Casa Famiglia. Sì, sicuramente la giornata è stupenda, in campo anche, quindi speriamo di divertirci anche noi, anche se l'età ormai avanza. Ma prima volta a Tagliacozzo? No, ero già venuto alla Casa Famiglia Lampas e sicuramente è stato un piacere anche tornare per salutare il nostro amico Gerardo. È un binomio sempre vincente, ecco, calcio e solidarietà vanno di pari passo, nel senso che il calcio, lo sport in generale è sempre portatrice di messaggi positivi, e giornate come queste fanno bene a noi, calciatore, ex calciatore, ma credo a tutto il movimento sociale, ma anche alla gente che è venuta a vedere la partita. Per noi ex calciatori sono occasioni per rivederci, per ricordare momenti in cui eravamo insieme
nelle stesse squadre o ricordare degli episodi quando giocavamo contro. È sempre momenti di grande felicità, e poter dare una mano a, a qualcuno che ne ha bisogno va al di là di questo discorso. Io voglio ringraziare di cuore il mister Mauro Bengivenga, perché veramente è stato lui quello che ci ha travolti. E sono contenta perché ci abbiamo la nostra mascotte che è Gerardo, è tutto grazie a lui, grazie a Gerardo. I giocatori hanno deciso di festeggiare con lui questo compleanno, lo conoscono da tanto tempo, diciamo che lui era la mascotte della SS di Roma. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con l'appello del candidato, la trasmissione che abbiamo dedicato alle elezioni amministrative nella città di Teramo, e poi alle 21 da non perdere l'appuntamento con Replay condotto da Enrico Rocchi, ospite tra gli altri questa sera il DS del Pescara, Luca Leone. Davvero tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.